Dai ragazzi, mi raccomando che la prima del talk show deve andare bene, eh? Non mi fate incazzare che ne vanno tutto bene e famo figure di merda. Avvisati, eh? Non famo figure di merda. Ok? Salve ragazzi, salve a tutti, bentornati sul mio canale. Finalmente siamo tornati con un appuntamento tanto atteso. Qualche mese fa avevo intervistato un artista, un ospite che mi aveva fatto il piacere e la cortesia di venire qui da me per essere intervistato. Quest'oggi è tornato, quindi io farei un grande applauso, farei una standing ovation, tutti in piedi sul divano, signori, perché finalmente è arrivato lo youtuber migliore d'Italia. Oh, eccoci qua, finalmente, Eccoci, finalmente eccoci, riusciamo a vederci. Era un po' eccoci. che non ci vedevamo, ma Eccoci. come stai? Come stai? Una merda. Veramente una merda. Bene, Bene, dai, sono contento. Ma alla fine, tra l'altro, ho visto che devi operarti. Come stai? una merda. Perfetto, sono molto contento. A parte le operazioni, io ti ho invitato qui per un motivo che forse puoi immaginare. Loro magari già lo hanno capito. Beh, sicuramente non roba tipo astrofisica o cose del genere, mi viene da pensare. Assolutamente non è l'astrofisica. Ma ti ho chiamato qui per parlare un po' di YouTube, di quello che ti circonda, del mondo che ti circonda, di quello che stai vedendo e anche un po' studiando, no? Ma guarda, pezzo di merda. Scusa la zanzara. E diciamo che sto vedendo tantissime cose che potrebbero riguardare il mio lavoro e che alla fine si riveleranno essere anche utili. Ma che fai? Fumi? Ma non puoi fumare. E che ci faccio? Do, appoggio la dietro al Vabbè, allora ce la cuscino e fa. dopo vediamo. Stavo comunque dicendo che YouTube ti sta appassionando molto in questo periodo. Sì, molto, molto. Hai per caso progetti futuri in cantiere? Molte cose, moltissime. Ho intenzione di far vedere il prima possibile tutti i miei progetti a tutti i ragazzi che mi seguono e soprattutto sentire perché sto scrivendo una canzone. Beh, dai, figata. Ah, e c'è qualcosa per caso da farci sentire? Certo, se la regia mi dà un attimo corda che gli ho dato. Parla con Mario! la regia. Mi mandi la clip 4? La qua. No, la 5 era l'altra, la 4. Grazie. Senti Prego. che bomba. Mi chiedi come faccio quando mi alzo presto. Cazzo lo detesto. Ma non è tua? Come no? No. E te chi è? Te Cemitaiz. Ma a parte la musica, parliamo un po' di altri progetti che magari hai in testa, che magari hai in mente di fare per te o per chi ti segue. Beh, sì, ovviamente la mente di un artista non si ferma mai. Lui è sempre in movimento, è sempre in attesa e alla scoperta di nuove idee. Oltre alla canzone, che sarà incredibile, sto scrivendo un libro. Ma è uno scoop pazzesco questo. Ti prego, anche per chi ci vede da casa, di farcelo vedere. Sicuro? Sì, sono abbastanza convinto, cioè, siamo qui apposta. No, io te lo faccio vedere senza problemi, ma. No, il libro. Il libro. Ah, il libro! Ce l'ho qua. Ce l'ho qua. Eccolo qua. Dopo tanto lavoro, sacrificio. Ma con tanto amore abbiamo finalmente creato questo. Ma non è tuo, neanche questo. Di chi è? È dei Totti. Ma smetti di prendere i meriti di cose che non hai fatto. Va bene, a parte questo, a parte musica, libri e sfere artistiche, da settembre voglio sapere che farai perché finisce l'estate e si torna a lavorare sul serio. Da settembre esplode il mondo, sì, da settembre cambia tutto, cambiano i mezzi, cambia la qualità, cambiano le tempistiche, ricomincerò a fare streaming su Twitch, non so ancora se giornaliere o meno. Ah, quindi finalmente torni su Twitch, figata pazzesca, almeno quei poveri cristi come voi che stanno ascoltando e stanno vedendo questo video, che pagano un abbonamento a questo stronzo da mesi, ma non fa un cazzo, finalmente potranno vedere qualcosa. No? Vabbè, ma che c'entra? Io pure do i soldi una volta all'anno allo Stato, non è che mi lamento che non fa un cazzo, scusami, è un altro discorso. Certo, sono altri discorsi, capisco. Puoi continuare, prego. Beh, posso dirti che per quanto riguarda YouTube voglio fare una serie che abbia lo stesso hype del Vodka Pong, infatti sto contattando dei rapper. Ma se posso dire la mia, i rapper non accetteranno mai di fare dei video su YouTube. Tu lascia perdere e lasciami lavorare, per favore. Sì, però se mi dici così mi carichi, sparami dei nomi, altrimenti qui rimaniamo tutti con l'acquolina in bocca che ci rimane bloccata tra acqua, MD, acquolina. No, non posso fare dei nomi perché non li ho, perché come sempre faccio le cose prima di iniziare a farle. No, non li ho, mai, non ho contattato nessuno ancora. Nessuno. Va bene, dai, allora aspetteremo settembre, ma hai altro in cantiere per caso? Ma di nuovo ci saranno video nuovi, video all'aperto, video interattivi, video con altre persone, con altri YouTuber, sarà un crew che si uniscono, un'orgia anale tra liquidi seminali enorme. Cazzo, sarà una fine dell'anno pazzesca, sono carico come una cazzo di mina antiuomo, però abbiamo parlato di quello che farai effettivamente, ma parlami un po' anche degli eventi che farai perché sicuramente ne farai. Beh, allora mi cogli proprio col fagiolo su per culo perché farò, posso dirti che farò un tour in tutta Italia. Tutta Italia è incredibile, è un botto de strada, sì, cioè dopo 8 anni era
immagino anche ora, meglio tardi che mai, sì. Certamente, ma puoi dirci il motivo di questo tour o rimane segreto per ora? No, rimane segreto. Va ma... bene, lo farò perché ci tengo ad avere contatto e ad essere in contatto con quelli che mi seguono, e negli ultimi anni capisco che sono stato un po' calante sotto questo punto di vista, ma nei prossimi, da ottobre in poi, no, novembre in poi, per tutto il 2020 faremo cose veramente grandi insieme. Vabbè dai, uno ci prova comunque a chiedere. Quindi va bene, abbiamo parlato di Twitch, di YouTube, del tour, di uno studio nuovo. Devo dire che comunque ti stai organizzando bene, ma per quanto riguarda invece il lato Me la godo? Me la godo è in fase di rullaggio, è in pista e si sta preparando a decollare. Poi ci alzeremo in volo, arriveremo sui 9-10.000 piedi d'altezza e rimarremo in cima per un po', a meno che qualcuno non faccia degli attentati stile 11 settembre per buttarci giù. L'intenzione è quella di rimanere in alto per molto tempo. Cioè, sto capendo che anche l'ufficio Me la godo è in alto, sta volando, è in alta quota. Me la godo office, ragazzi, sta volando, ci sta su altre galassie. Bene, sono contento che anche sotto il punto di vista di Me la godo vada tutto bene, ma ti faccio una domanda un po' scomoda che ti fanno da un po' di tempo. My Boozers? Tornerete, vero? Ma guarda, stiamo valutando determinate cose. Stiamo lavorando per ricominciare a settembre, ma come sai, il potere decisionale, se fosse in mano a me, probabilmente ci sarebbe il Sacro Romano Impero, quindi non è una grande idea darmelo. Dai, che attendiamo tutti anche quello, caro mio. Ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua pazienza e per la tua disponibilità. Grazie a te, figurati, lo sai che è sempre un piacere. Certo, cerchiamo magari di vederci più spesso, che dall'ultima volta è passato un po' di tempo. No, ecco, certo, appunto, cerchiamo di non perderci assolutamente di vista, certo. Esatto, dai, teniamoci in contatto. Grazie mille a te che sei rimasto qui con me per questo tempo. Grazie mille a voi che ci avete seguito dall'inizio. Ricordate di lasciare un bel like e un commento. Noi ci sentiamo lunedì con un nuovo Trend & Breakfast, che penso sarà una puntata abbastanza speciale. Un saluto a tutti, bella. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ah, c'è la prima figata. No, no, è veramente venuto figo. Mi piace quel progetto. Ma posso fumare? Ficata. Ma intervisti qualcun altro poi? Ma dai, figo. Non vedo l'ora che arriva.